Siamo ad Asti, siamo con Alba, la moglie di Francesco Fantauzzi. C'è stato poco fa una bella corsa. Prima del via, le parole di Alba che hanno commosso tanti e ho visto tanti con gli occhi lucidi. Che cos'è che ha raccontato prima del via? Ho raccontato che per me questa è una giornata di memoria, sì, ma di più la vedo come una giornata di festa in cui festeggiare Fanta, perché quando io ho visto la prima bozza del volantino che ho visto scritto prima corsa del Fanta, ho pensato tanto e ho voluto che questa fosse la sua prima corsa della nuova vita. Ispirandomi a questo ho detto due parole, perché penso, credo che oggi sia stato con noi, abbia corso con tutti noi e sia stato felice, e quindi se è felice lui dobbiamo essere contenti anche noi, perché è la sua prima corsa della sua nuova vita, gli abbiamo dato una grossa opportunità e più felice di così non può essere. Oggi ci sono state, ho visto che ci sono stati ben 243 iscritti, abbiamo visto tante persone che non frequentano più il mondo del podismo per vari motivi, ma sono venuti lo stesso. Ho visto prima il signor Pavan, per esempio, è stata una grande dimostrazione di affetto e di amore, mi piace usare questa parola. Ci sono tante persone, anche non podisti, amici di famiglia che sono intervenuti e mi hanno fatto veramente piacere, perché per me è stata una grande festa per lui. Sì, forse ancora più che vedere tante persone, la vicinanza di tutti noi. La vicinanza, certamente, e anche perché io sono convinta di una cosa, che tutti insieme abbiamo realizzato questo, e quando si è tutti insieme si raggiungono dei buoni obiettivi. E io credo che oggi sia stato raggiunto l'obiettivo. Allora, adesso lei probabilmente non lo sa, ma ovviamente tutti lo conoscono come Fanta. Io però nell'ultimo periodo, forse quando aveva compiuto 80 anni, avevo celebrato sul mio portale i suoi 80 anni. E forse in quel momento ho incominciato a chiamarlo Nonno Fantauzzi. Quindi insomma, per tutti il Fanta, per me il Nonno Fantauzzi, oggi è stato con noi e la ringraziamo per aver reso possibile questa manifestazione per ricordarlo. Anch'io lo chiamavo sovente Fanta, per questo ripeto, quando ho visto prima corsa del Fanta e l'ho chiamato anch'io oggi Fanta, perché nella nostra casa spesso dico Fanta, lo chiamavo Fanta, quindi per me è Fanta. Grazie signora Alba e ci vediamo l'anno prossimo qui ad Asti. Credo di sì.